Eccoci qua, Davide, buona giornata, by causa Como. Buongiorno, buongiorno a tutti, come stiamo? Siamo in Tutto grande forma, a posto? Davide, abbiamo Ottimo. voglia di moto usate, come solo by causa Como riesce a dare ai suoi clienti, per cui è il momento giusto per correre, perché la stagione è iniziata alla grande. E dai, allora vi faccio vedere qualcosa qua disponibile da noi in sede a Como, precisamente a Grandate. Allora, cominciamo. Il nostro bell'aereo usato che abbiamo qua disponibile. Quindi la prima che andiamo a parlare è la Suzuki SV650. Allora, un modello 2016 con 32.000 km all'attivo, lo andiamo a proporre a 4.400 euro chiave in mano. La moto viene consegnata a taglia andata e con 12 mesi di garanzia. In ottimo Assolutamente un bel stato, bella, un acquisto. bel acquisto, adatto per chi vuole approcciarsi. Non è un depotenziato a 2, full power ha, quindi direttamente perché la patente A può avvicinarsi a una moto del genere. Perfetto. Bellissima, con parabrezza, appigli aggiunti aftermarket per il passeggero e pararadiatore. Ok, Quindi hai detto 4.000? 4.400. Ok. Poi ci spostiamo qua di fianco a questa bellissima Benelli Leoncino 500, moto adatta per i giovani, per la patente A2, provvista anche di ABS, bauletto, come la vedete qua allestita, parabrezza disotta, quindi bel componente aftermarket. Con 4.500 euro vi diamo una bella moto per farvi la stagione, quindi pronta all'uso, divertirsi e andarvi anche in due, visto che c'è un bel bauletto. Certo, già ben accessoriata, Sì, già bella accessorata, bello. un bel colore comunque. Non rende magari in video, ma venite a vederla dal vivo che è veramente moto fantastica. Bene, e poi molto ben tenuta, ragazzi, è Sì, praticamente nuova. 2 anni di moto, assolutamente. Ok. Ci spostiamo, arriviamo a questa allora, è F800R, quindi la serie precedente della gamma R delle medie R. Con 21.000 km all'attivo, modello 2017, unico proprietario, colorazione sport, quindi diciamo che fa un po' l'occhio alla gamma un po' più sportiva, con già lo scarico GPR, forniamo anche lo scarico originale, l'omologazione dello scarico aftermarket, quindi con 6.200 euro chiavi in mano, vi fate una bella naked per divertirti. Sì, Ed è molto accattivante, questa molto, colorazione è molto, molto. sicuramente una delle più belle in assoluto. Mi infilo qui per andare a vedere il gigante. Vai, vai pure. Tra l'altro ne è appena arrivata una con due signori tedeschi in transito, due In turisti, transito, in esattamente uguale, transito. parcheggiata Allora, qui fuori. sì, se c'è bisogno anche comunque i turisti, che di passaggio diamo sempre una mano, siamo un Certo, service giusto, ben blu dopo certo. tutto. Quindi è 1250 RT con la particolarità di essere al di là full optional, ma ad avere la sella bassa. Quindi magari il pubblico un po' più corto di gamba può stare un po' più tranquillo perché comunque i 265 kg si fanno sentire, però appoggiando bene il tallone a terra si va via tranquilli e rilassati. Moto in conto vendita e dovremmo essere all'incirca sulle 26.000 euro. Ok. Quindi questa la vedrete poi inserzionata. All'attivo ha su davvero pochissimi chilometri. Vi faccio vedere. A parte gli effetti speciali dello schermo grande. Quindi 87 km all'attivo. Noi. Neanche 87.000, cioè proprio 87, addirittura 87. 77. Bellissima, bellissima. E si risparmia rispetto al nuovo quanto? 6.000? Allora, no, Di più? 4.000, 4.000, 4? Ok, 4.000, sì, vabbè, ci insomma. siamo. Anche la radio, tra l'altro, questa. Bellissima. Va bene, questo invece? Quindi 750 GS, la serie uscente della gamma media, fornita con le due borse. E 28.000 km, andiamo a proporla a 9.100 chiavi in mano, quindi con 3 anni di moto ci si può fare un po' di stagioni, diciamo. C'è già la piastra per il C'è già la piastra bauletto? per il boletto, quindi già anche dotata di supporto piastra, per poi aggiungerci il boletto originale BMW Ok. Bella, bella, volendo. Bella la anche lei. paramotore anche tra l'altro, guarda, guarda qua, piccolo dettaglio, cambio elettronico, più connettività TFT, quindi possibilità di connettere il cellulare e andare vedere la navigazione, quindi turn by turn. Ah, bella moto per divertirsi e Assolutamente fare un po' sì. di strada. Eccoci, allora iniziamo col primo GS della giornata. Primo GS della giornata è un bel GS ad aria, settembre 2008, con 52.000 km all'attivo, compreso di faretti, protezione, coperchio, valvole, tre borse originali BMW, che da sole valgono solo quelle 1.500 euro. Andiamo a proporre a 6.500 euro, quindi bella Porca moto. spesa, tantissima Spesa resa. E tantissima resa, poi sai cosa che c'ha? assolutamente. Che
che è ancora super attuale sta moto. Sì, la linea non passa per essere così vecchia, comunque nonostante gli anni sul gruppone, i pochi chilometri però. Perfetto. Tra l'altro andiamo a fornire anche con già il navigatore. Quindi c'è già supporto, ha già il navigatore, quindi pronto a viaggiare, basta caricarsi, fa il GPX e le mappe e si va. Si va. Tra l'altro scusami, stavo inquadrando questa tabella BMW Timeless, la mia storia continua con te, è bellissimo questo slogan, bello e si addice moltissimo anche a questa moto che ha qualche anno anche ancora là dietro fantastico. Comunque il totem, come se non ci fosse un domani, l'ho dilutato a un valore futuro garantito, tranquillamente. Bene, l'Africa. Africchissima, è quella senza la leva, senza la leva dal lato giusto, quindi automatica, cambio doppia frizione, questa qua è un DCT, 1100 con 9000 km, modello 2020, compresa già delle tre borse Givi, quindi due laterali in alluminio e il centrale alluminio misto plastica, con 12.500 euro ci si può fare una bella moto, una gran bella moto appunto, per viaggiarci in ordine. Cambio di CT poi è da provare. È da provare e capirlo. Perché poi vi rendete conto di quanto è comodo. Il comfort comunque dell'utente un po' più turistico, a detta di chi l'ha usato, è tanta roba. Sì. È tantissima roba per viaggiarci. Rimanendo sempre in casa Honda e parlando sempre di DCT, ci spostiamo su questo mezzo ibrido. Io non lo reputo uno scooter. Per me è una moto che ci ha creduto forse un po' di meno, non lo so. Ci scherzo sempre su perché è un mezzo simpatico, un mezzo che vuole essere un fuoristrada. È un crossover, potremmo reputarlo forse il SUV del mondo a due ruote. Comunque è grintoso, c'ha un gran carattere, veloce, dinamico. Sì, davvero bello. Ha un allestimento gravel, quindi è già compreso di paramotore, qua in questo caso è un paracarena, bauletto e pedivelle da fuoristrada, con 11.500 euro, chiave in mano, vi do un fantastico XADV 750 con 6.300 km all'attivo dell'anno scorso. Super fresco. Quindi ancora la garanzia ufficiale Honda, tra l'altro. Quindi ottimo. È perfetto, immacolato. Vado sulla Triumph. Andiamo in Inghilterra, dai, così ci ragioniamo su, guardiamo. Bella, Trident, bel mezzo per iniziare a approcciarsi alle moto un po' più grandi, con già un bel allestimento ricco comunque, che va ad avere modulo Bluetooth per la connettività, protezione coperchio, protezione motore, tampone protezione forcella e il quick shifter. Quindi al di là della moto ha anche tutti questi option in più, quindi che va a essere una moto davvero bella allestita. E con 6.500 euro ci si fa una gran bella moto per divertirsi. Farsi a stagione, gommata bene, è in ordine, la moto non ha segni. Quindi davvero, vi aspetto a vederla che questa merita. Merita veramente. Ed eccoci, Davide. Rimanere sempre a tema naked, quindi moto un po' più giovanile, un po' più divertenti, un po' più sbarazzine. F900R in colorazione sport, anno 2021, 7.000 km attivo, moto davvero davvero bella, con già anche la possibilità di poter installare le borse laterali, quindi sì, va bene per divertirsi, ma ci si può pensare anche andare a farci magari del turismo, un breve medio raggio, quindi può essere polivalente come mezzo. Con 8.200 euro cavi in mano, gli andiamo a dare questa bellissima moto. Colorazione pazzesca. Colorazione bella. La tonalità del rosso è meravigliosa. E questo non è bianco. In video sembrerà bianco, ma è grigio metallizzato. Diventa l'azzurrino. Sì. In video non renderà, però venite a vederla, veramente che vi facciamo vedere questa bella moto. Veramente bella. Qua chicca delle super chicche S1000XR. 2017 completamente in carbonio, dove si poteva installare il carbonio è stato installato qua anteriormente, tutto paratacco, copertura calore dello scarico, porta targa, coperture centrali, tutto carbonio, tutto carbonio, con le tre borse. Addirittura c'è la pelle, parte della pelle del rivestimento della sella l'ha fatta in simil carbonio. Sì, con tutto, la trama carbonio, completamente moto pazzesca. E ragazzi, con 12.500 euro è regalata la moto. Bella. Bellissima. Ho tutti i suoi componenti originali, quindi volendo riportarla originale, ho tutte le sue parti originali. Quindi davvero. Sarebbe un po' un peccato, magari. Però il gusto, sai, un cliente vuole riportarsi la originale, la riporta. Va bene, GS. GS. Partiamo con i GS più recenti, la gamma liquido. Quindi primo 1200, che ha 16.700 euro,
chiave in mano, lo andiamo a proporre. È un 2018 con 30.000 km, completamente full optional, con paretti, protezione tubolare motore. Quindi pronto, già a disposizione anche per mettere le tre borse. Quindi se si volesse, tranquillamente con le tre borse, 18.000 euro si può fare il tutto. Ok. Pronto all'uso. 2250, quindi sembrano molto uguali, nonostante sono due Adventure, lo stesso colore, differenza, modello 2019, modello 2021. Ok? Partiamo dalla prima, quindi il nostro bel 2019 con all'attivo 24.000 km. Le due borse laterali BMW originali, il bauletto centrale Givi, quindi con 18.500 euro, un bel pacchetto pronto per farvi la stagione, gommata anche bene, in ordine, quindi moto ha già fatto tutte le azioni di richiamo del caso. Ok. Ci spostiamo di qua invece, modello 2021 con 27.000 km all'attivo, con 19.400 euro potete avere una bella GS, che in più questa, oltre ad essere full option, ha anche il pacchetto luci col far adattativo, quindi mantiene sempre la linea d'orizzonte e punta sempre centro curva la luce, particolarità che aumenta la sicurezza per chi la usa la sera. Ok, ed è un accessorio comunque che costa, un accessorio che costa, altro che, anche le frecce con la funzione diurna che tengono sempre accese le frecce. Ah, okay. E quelle posteriori vanno a fare anche da stop. Perfetto, maggiore visibilità. Hai detto il prezzo, scusami, ribadisci? Quindi 19.400 euro chiave, okay, in mano, pronti a partire. Va bene. Gessino. Oggi chiudiamo col Gessino, il piccolo di casa. Quindi un bel punto di partenza per i futuri traveler, per i futuri mototuristi. Moto che abbiamo sempre seguito qua in casa, noi, e con 4.500 km lo andiamo a proporre a 4.000 euro. Quindi pronti a partire, si può mettere anche già il bauletto, si può mettere il parabrezza maggiorato, si può allestire come le grandi, tranquillamente, per divertirsi, per viaggiare. A costo di una bicicletta elettrica. A costo di una bicicletta elettrica. Un motorino. A costo di una bicicletta di più. Ormai sì, a costo di un e-bike. Ormai. Bellissimo. Perfetto. Davide, come sempre, ottimo. Ricordiamo. Vediamo anche nuovo, non è che abbiamo fatto esatto. Quindi. Nuovo, BMW Kawasaki dall'altra parte del salone. Certo. Moto in prova che trovate sempre. Sì, tra l'altro, vieni, segui pure, vi faccio vedere un po' di cose. Quindi, tutto quello che vedete qua fuori, stiamo iniziando ad apprezzarlo man mano e iniziare a pubblicarlo, quindi man mano durante le prossime settimane andrete a vedere tutte le mie GS dall'800 al 900 al 1250 Adventure, per esempio il 1300 GS tramontana è già apprezzato, lo vedete già online, abbiamo fatto la prova e lui lo vedete apprezzato online con meno di 4.000 km, moto full optional, lo si va a proporre a 25.000 euro, quindi chi vuole chiamate direttamente, tanto il numero lo vedete in sovraimpressione sotto qua, visto mentre vi sto parlando, e poi di qua invece passiamo al resto della gamma, dall'F900R all'XR, all'RT, anche lui prezzato già online, lo vedete, quindi con le due borse laterali anche, full optional, e infine questi man mano verranno inserzionati, quindi l'R18 anche lei, la Classic, la vedete già online. Quindi chi è interessato, numero in sovraimpressione, chiamate pure, oppure potete scrivermi via mail o semplicemente dai vari portali online. Perfetto, benissimo. Davide, grazie mille. Come sempre, da Bike House Como, facciamo vedere qua, grandate. Ci vediamo alla prossima. Perfetto. Buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao. Grazie.